Jacob. Lo so. Mi occuperò dei feriti. Dobbiamo portarli in un luogo sicuro. Dopodiché riuniremo tutti quelli che sono ancora in grado di curare. Sono passati mesi da quando le nevi della montagna hanno sepolto il cuore di Kitesh. Abbiamo inviato degli uomini alla ricerca di sopravvissuti e cibo, ma nessuno ha fatto ritorno. Ancora ci darò l'assistenza, ma tutto questo. Spero davvero che tu abbia ragione. Manderò un messaggio quando siamo pronti. Non muovere. Posso aiutarti? L'hai già fatto. Se non fosse stato. Stammi bene, la vita, ma non posso promettere niente. Abbiamo perso quasi tutto nell'attacco. Non avete un bel aspetto. Siete feriti. Vorrei tanto che vedessi il panorama dalla mia tenda, Lara. Lo scavo è bellissimo all'imbrunire, quando gli ultimi raggi di sole si spengono dopo un'intensa giornata di lavoro. Poi, a uno, si accendono i fuochi e il profumo della carne arrostita si diffonde per tutto l'accampamento. Mi hanno detto che sono porcellini d'India. Ho rifiutato. Roth ne ha mangiati due. Magari la prossima volta ti porto con me. Com'è andato l'esame di storia? Erano i miei ricordi più felici, papà. Ah, ora è chiaro. Parla di qualcosa di nascosto. Yeah.
specie di sala funeraria. Un cesto d'argento. Doveva essere ornamentale, ma qualcuno... Potrei usare l'altro rotolo per avvicinare la zattera all'isola. Per il traghettatore. Una manovella su quella zattera. Ah!
balsamavano in morte. Un calice d'oro degno di un re. Oh.